Buongiorno ragazzi e buon lunedì a tutti. Siamo nella settimana più calda e più bella, diciamo, dell'anno, perché tutti siete in ferie, tutti siete o sulle spiagge ad abbronzarvi o in luoghi turistici a rilassarvi. È giustissimo così, è giustissimo fare delle piccole fasi di relax all'interno di un ciclo annuale di allenamento. Oggi vi intratterrò con una piccolissima pillola un po' più tecnica rispetto alle ultime due. Andremo ad analizzare il tipo di contrazione muscolare, perché il muscolo si contrae, in che modo si contrae, che tipo di movimento fa quando si contrae. Una cosetta un pochetto più tecnica, ma ve la farò molto molto easy, molto molto facile. Oggi siamo collegati dall'Italia ed è un piacere quindi parlare meno inglese e più italiano, anche se il mio inglese era molto maccheronico. Allora, tipi di contrazione. Innanzitutto dobbiamo pensare che sono due in linea di massima le tipologie di contrazione: contrazione isometrica e contrazione isotonica. La contrazione isometrica non comporta movimento dei capi articolari, la contrazione isotonica invece comporta un movimento dei capi articolari e un allungamento o accorciamento del muscolo in generale. Allora, l'isometria comporta cosa? Allora, l'isometria è una contrazione che determina l'accorciamento delle fibre muscolari, però questo accorciamento delle fibre muscolari non supera la forza di carico, perché immaginate di mettervi vicino a un muro e cercare di sollevare un muro. Il peso è talmente alto che non riuscite a creare spostamento, ma in realtà la contrazione muscolare è quasi massimale, quindi in questo caso non si effettuerà uno spostamento in generale, ma avverrà esclusivamente la contrazione delle fibre muscolari in fase di accorciamento. Invece la parte isotonica prevede l'accorciamento o l'allungamento, quindi una contrazione concentrica o eccentrica delle fibre muscolari. Che vuol dire? Concentrica vuol dire che il muscolo si contrae e le fibre muscolari si accorciano, perché determinano l'avvicinamento dei due articolari e l'avvicinamento contemporaneo anche dell'accorciamento delle fibre muscolari. Ed è un classico lavoro che viene fatto quando noi magari per i bicipiti portiamo il bilanciere verso l'alto e quindi creiamo un accorciamento del muscolo. La contrazione invece eccentrica è quando in caso contrario, in questo caso controlliamo il movimento e dalla fase di accorciamento muscolare andiamo a creare una contrazione muscolare delle fibre, che però hanno non una fase di accorciamento ma di allungamento, quindi le fibre si allungano ma sono contratte e i capi articolari si allontanano. In questo caso nella fase eccentrica può essere determinata o volontariamente per un cedimento controllato oppure perché il carico è molto più alto. Queste sono tecniche avanzate e quindi si fa una sorta di ripetizione a cedimento, cioè ripetizione a cedimento vuol dire che il muscolo non regge quel carico e tende ad allungarsi, ad aprirsi, ma noi facciamo resistenza per mantenere la contrazione, quindi viene fatto un lavoro molto lento. Questi tipi di contrazioni diverse vengono usate negli allenamenti e nelle riabilitazioni in modo diverso. Normalmente l'isometria e anche la fase eccentrica vengono inserite fasi in cui vengono svolte delle riabilitazioni da infortuni o da post-operatori. Perché? Perché l'isometria prevede, come abbiamo detto, il non movimento articolare, quindi nel caso in cui una persona sia operata ad un'articolazione, esempio il ginocchio, si lavora in isometria sul quadricipite, quindi si continua a lavorare in contrazione sul muscolo per tenerlo tonico, per tenerlo vivo, ma l'articolazione, perché magari nelle fasi iniziali non può essere, diciamo, creato nessuna variazione di angolo a livello articolare, quindi rimane ferma e si lavora esclusivamente sul muscolo. Una fase successiva, prima di passare alla fase concentrica e eccentrica, alla fase di riabilitazione, viene fatta un tipo di lavoro eccentrico, cioè viene portato, magari sempre facendo l'esempio del quadricipite e quindi del ginocchio, si parte da una situazione di estensione della gamba
Dopodiché in cedimento viene fatto un lavoro di allungamento di contrazione eccentrica del muscolo in modo tale da creare una sorta di di contrazione delle fibre muscolari, ma che non vanno a contrarsi, ma tendono ad allungarsi, quindi comunque a distendere la fibra muscolare, a rilassare e ad allungare il muscolo. Questa fase si utilizza specialmente anche in fasi post contratture muscolari. Invece la fase concentrica eccentrica viene utilizzata normalmente nei tipi di lavori svolti in palestra. Esempio, panca piana, faccio contrazione concentrica quando spingo il bilanciere e contrazione eccentrica quando controllo e vado in cedimento verso il petto con il bilanciere. Questi tipi di allenamenti vengono usati in velocità e intensità diverse, però fondamentalmente il tipo di contrazione muscolare viene fatta in movimento articolare. La fase eccentrica è quello che in realtà poi dà molto stimolo allenante al muscolo, quindi vi consiglio sempre di controllare la fase eccentrica e non lasciarla, perché molto spesso viene lasciata alla caduta, nel senso non viene controllata, quindi il non controllo non permette al muscolo di lavorare bene, ma in realtà va a favore di gravità e quindi di conseguenza il muscolo è quasi come se non controllasse proprio. Bisogna controllare molto la fase eccentrica e controllare bene la fase concentrica. Quindi in linea di massima, per avere un'idea generale, isometria, isotonicità. Contrazione isometrica non c'è movimento, contrazione isotonica c'è movimento. L'isotonica può essere concentrica e incentrica, quando le fibre muscolari si contraggono e si accorciano è concentrica, quando si contraggono ma si allungano è eccentrica. Tipologia di contrazione del muscolo, e quindi di conseguenza sapete oggi come il vostro muscolo lavora quando siete in palestra o quando svolgete qualunque tipologia di movimento. Un grande abbraccio a Prof. Ghis, mettete pollice alto se vi piace, collegatevi alla nostra pagina Facebook Prof. Ghis oppure sul profilo, sulla canale YouTube Fitness Dance Lago Negro. Buon lunedì, buon Ferragosto, alla prossima settimana. Ciao!